Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video della mia collezione. Oggi mentre preparavo il video che avrei fatto questa sera mi sono accorto che siamo al video numero 100. 100 ragazzi, i video solo della playlist della mia collezione siamo arrivati a 100. Eravamo partiti per scherzo, per gioco, e abbiamo fatto 100 video. Pensate quanti pezzi e pensate che ce ne sono ancora tantissimi, anche perché li continuo a comprare, quindi. E allora vi introduco perché il problema qual era? Video numero 100, che cosa uso per il video numero 100? Quale pezzo faccio vedere? Quali pezzi faccio vedere della mia collezione? Che cosa mostro per un video così importante come il video numero 100? Che cosa vi faccio vedere per il video numero 100? Visto che è la mania del momento di tutti, ma anche la mia particolarmente in questo periodo che mi sta prendendo, ne sto comprando troppi, ne sto comprando. E allora parliamo ovviamente di Funko Vinyl Pop International Pop Funko Pop. Funko Pop, insomma quelli, no? E quindi adesso vi darò un indizio, perché questa serie è appena uscita, perché il film è al cinema. E allora il film fa così, e quindi l'avete riconosciuta la musica di Hans Zimmer? E allora vi do un altro indizio. Non l'avete riconosciuta? Cambiate canale. No vabbè, rimanete, però imparate. Allora vi do un altro indizio per questa serie. Guardate qua, guardate qui. Questa non so se ve l'avevo fatta vedere. Questa è una moneta pesantissima, in acciaio pesantissimo. Questa riproduce la moneta con cui inizia la saga dei pirati. Questo è un prodotto Disney ed è stato dato solo a chi era alla prima dei pirati, svariati anni fa quando uscì il primo. È un medaglione pesantissimo che appunto rappresenta la prima medaglia. E allora di che cosa stiamo parlando? Della serie dei pirati numero 5, della Funko Vinyl Pop, che riguarda il film I Pirati dei Caraibi e la vendetta di Salazar. Volevo aprire una piccola parentesi su questa cosa. Io detesto molto spesso i titolisti italiani. La vendetta di Salazar, il titolo in inglese è un'altra cosa, è bellissimo e dice appunto che gli uomini morti non raccontano storie. Ok, eccoli qua i tre pezzi della nuova serie della Vinyl Pop dei Pirati dei Caraibi, l'ultimo, il 5. E adesso, avviso ai malati di cuore, andiamo a deboxarli. Ok, partiamo dal fantasma di Will Turner. Ah, non vi ho fatto vedere, i tre pezzi sono questi qua. Questi sono i tre pezzi, più c'è un pezzo Chase che vi farò vedere alla fine. Allora, andiamo a deboxare il fantasma di Will Turner. Ok, unboxing selvaggio, e eccolo qui. Guardate che bello, il fantasma di Will Turner, completo di cozze. Il fantasma con le cozze, sembra un libro giallo, il fantasma con le cozze. Eccolo qua, tutto pieno di cozze, dei paguri, di mitili, che è schifo. Vediamo se gira la testa. Sì, gira la testa, Will Turner. Primo pezzo di questa serie dei Pirati dei Caraibi 5. Secondo pezzo della collezione è proprio lui, il capitano Salazar. Ok, andiamo a fare l'unboxing selvaggio. Eccolo qua. Che bello, guardate il vestito quanto è bello. Guardate che spettacolo, guardate la spada. Guardate l'elsa della spada. Veramente, veramente bello. C'è anche la cosa come nonna Giuditta. C'è anche la cipolla come nonna Giuditta. Ma guardate che bello. Eccolo qua, il capitano Salazar. Ce lo siamo lasciato per ultimo. Ovviamente, il grandissimo, l'unico, il solo capitano Jack Sparrow. Pronti? Ok, unboxing selvaggio di Jack Sparrow. E eccolo qui. Ma guardate quanto è bello. Jack Sparrow in questa edizione dei Pirati dei Caraibi 5 è veramente, veramente fatto troppo bene. I dettagli sono veramente tanti. È veramente splendido il capitano Jack Sparrow. Vediamo se gira la testa. Sì, gira la testa in tutta la sua bellezza. Eccolo qua. E ora, come promesso, il pezzo Chase. Il pezzo Chase di questa collezione è di nuovo il capitano Salazar. E adesso abbiamo una ricetta nuova. Salazar con le cozze. Andiamo a vederlo. Eccolo qua. Salazar con le cozze. È un piatto tipico della Puglia del Nord.
viene servito completo di spada, mitili, bozzi, verrughe. Insomma, fa un po' schifo, però è il pezzo Chase. Come vedete, il pezzo è esattamente come quell'altro, nel senso che il vestito, la spada, è tutto esattamente come quell'altro. Ve li faccio vedere vicini. Ve li faccio vedere vicini, eccoli qua, solo che ha i capelli sciolti e le cozze. Capelli sciolti e le cozze. Anche dietro vedete che non ha più la cipolla, ma la cipolla l'avranno usata per fare il sugo con le cozze. Ecco perché non ha più la cipolla. Eccole qui, quella normale e la Chase. Quella Chase e quella normale, quella normale e quella Chase. Quella Chase e quella normale. Eccoli qua, tutta la serie completa. I tre pezzi normali e il pezzo Chase. Tutti schierati per l'unboxing di questa serie dei Pirati dei Caraibi 5. E allora, fancomaniaci, collezionisti maniaci, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questi pezzi vi siano piaciuti. Ditemi se li avete già comprati, se vi piacerebbero, se avete trovato la Chase. Qui sotto trovate la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale. Sappiate che ci sono tante playlist in questo canale: c'è retro gaming, c'è gameplay, c'è collezionismo, ci sono i negozi nerd, ci sono i cibi nerd. Insomma, c'è veramente tanta roba da vedere. Quindi sbirciate nelle altre playlist, fate conoscere il canale, perché il mondo dei nerd è vario. E variopinto, variegato, insomma è vario. E quindi fatelo conoscere, siamo sempre di più, continuiamo a crescere. A oggi siamo 338, quindi il canale continua a crescere. Grazie a tutti voi e diffondete il verbo. Ciao ragazzi, al prossimo pezzo della nostra collezione, della mia, della vostra, insomma la mia e la vostra. Quello che è mio è vostro, quasi. Ciao.